Influenza A, ne abbiamo sentito parlare tutti, ma che cos'è veramente? Nome scientifico A H1N1, categoria virus influenzale. Caratteristiche: un virus più blando di quelli stagionali, che si diffonde però più rapidamente e colpisce soprattutto i giovani. Che cosa consigliano i medici? Le persone a rischio, ovvero già indebolite da altre patologie, dovrebbero vaccinarsi. Il governo italiano però ha previsto di vaccinare 24 milioni di persone, quasi un italiano su due. Operatori sanitari, soggetti a rischio, ma anche donne gravide e soprattutto bambini. Ma almeno il vaccino è sicuro? Torniamo a dire, il vaccino è sicuro perché è testato in tutti i modi possibili e immaginabili. La dottoressa Stefania Salmaso dell'Istituto Superiore di Sanità ci rassicura. I vaccini che verranno somministrati ai nostri bambini sono stati testati in tutti i modi possibili. Ma quando le chiediamo dettagli, lei usa una parola particolare: prototipo. Il prototipo di vaccino è già stato assaggiato nei bambini dai 6 mesi e adolescenti ai 17 anni. Fin dal 2002 sono state fatte numerose sperimentazioni provando questa formulazione con diversi virus provenienti dal mondo animale, di cui quello più famoso è senz'altro l'H5N1 aviario. In pratica il vaccino su cui hanno fatto i test è quello preparato per l'aviaria nel 2007, ma il vaccino che viene somministrato in questi giorni non è esattamente lo stesso. Donato Greco è uno dei massimi esperti italiani di influenza. Fino all'anno scorso è stato il capo del Dipartimento Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute. Oggi manca uno studio su questo nuovo virus, perché questo nuovo virus è comparso nel nostro scenario a febbraio, ma il seed, il seme di questo nuovo virus è stato consegnato a giugno dall'OMS ed è chiaro che non ci sono stati i tempi per fare dei trial clinici. Per questo motivo questo vaccino oggi di fatto si presenta senza dati sull'uomo ancora definitivi. Mi sembra una contraddizione dire che siamo tutti tranquilli, che non c'è bisogno neanche di sapere dei gran risultati, perché tanti vaccini contro l'influenza si fanno da tanti anni. Sì, si fanno da tanti anni contro altri virus. Quindi se cambia il virus andrà studiato quel vaccino lì, soprattutto se gli si mette degli adiuvanti che finora sono stati utilizzati solo negli anziani. Cioè non si può usare un vaccino con un adiuvante mai usato prima nei bambini dicendo tanto l'abbiamo testato sugli anziani. È una bella diversità. L'adiuvante è un acceleratore della risposta immunitaria dell'organismo. In pratica potenzia l'effetto del vaccino e permette di produrlo in grande quantità. Quello utilizzato in Italia si chiama MF59. Si tratta di un adiuvante a base di squalene, una sostanza che viene estratta dall'olio di fegato di squalo. E non si tratta di acqua fresca, tant'è che negli Stati Uniti, a differenza dell'Europa, questo adiuvante non è stato mai autorizzato. Questo adiuvante, squalene, è componente di un vaccino antinfluenzale che in Italia si usa da 5 anni. Però sugli anziani? Sì, ma insomma si usa molto ampiamente. No, sui bambini? No, non è indicato per i bambini. E perché allora il Ministero della Salute lo sta indicando? Lo vado a chiedere. Lei non è d'accordo? Non sono d'accordo. Lei l'avrebbe sconsigliato? Assolutamente sì. Ci sono dati definitivi di sicurezza sui bambini? Sì, abbiamo fatto gli studi. La valutazione è stata fatta in 400 bambini che erano il campione per poter dare delle raccomandazioni di utilizzo del vaccino. È sufficiente aver testato un vaccino adiuvato, quindi contenente lo squalene, l'MF59, su 400 bambini per poi darlo a milioni di bambini? Nessuno si sogna di fare studi su milioni di bambini prima di darli ad altri milioni di bambini, perché è impossibile. Certo, è la prassi per il vaccino antinfluenzale. Per qualsiasi si vaccino! Fa, che si fa su un surrogato, che si fa su poche persone, che c'è un tempo di sorveglianza breve. No, che si fa sugli animali, che si fa tutta la valutazione preclinica, che si fa tutta la valutazione di laboratorio e poi si arriva alla sperimentazione nei bambini, dopo aver fatto ampie sperimentazioni negli adulti. Questa è la prassi per qualsiasi prodotto. Tom Jefferson è un ricercatore della Cochrane Collaboration, un'organizzazione internazionale che raccoglie e valuta i dati sull'efficacia degli interventi sanitari. Una cosa è fare uno studio su una popolazione limitata, è una cosa è vaccinare 30-40 milioni di persone. L'altro problema è che se ci sono degli effetti che non sono immediati, cioè sono in là del tempo, questo non vengono rilevati dallo studio, se lo studio dura troppo poco. Non si può trarre la conclusione che quindi non darà uno dei sintomi
che viene tenuto sotto sorveglianza, che è questa malattia neurologica che si chiama Guillain-Barré, che è una malattia neurologica dei nervi periferici che può dare anche paralisi. Questo è un motivo di cautela per cui, per esempio, la sorveglianza rispetto alla Guillain-Barré, vaccinando con questi nuovi vaccini, è caldamente consigliata da tutti, cioè tutti gli stati, l'OMS stesso. Per chiarirci un po' di dubbi, siamo andati nella sede italiana.